Ciao a tutti, sono Fei. Questi giorni avete seguito le Olimpiadi invernali di Beijing? Io sì, e guardo le partite mangiando anche gli stessi piatti degli atleti, ad esempio anatra pechinese, ovviamente non così ricco come quelli nel villaggio olimpico. Per questa edizione delle Olimpiadi invernali di Beijing c'è una grande varietà dei piatti deliziosi per gli atleti. E tra questi, il 30% sono piatti cinesi e l'altro 70% piatti occidentali e anche prelibatezze provenienti da tutto il mondo. Comunque, i giochi olimpici non sono solo un evento sportivo, ma anche una festa di gastronomia. Ad esempio, nel 2016, il Brasile ha presentato una festa della frutta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. C'era oltre 40 tipi di frutta da scegliere per gli atleti. Poi, alle Olimpiadi di Londra 2012, il piatto famoso britannico Fish and Chips è stato messo sul tavolo olimpico. Nel 2008, durante i Giochi Olimpici di Beijing, l'anatra lagata alla pechinese è molto popolare. Così tante deliziose prelibatezze, purtroppo si può vedere solo con gli occhi. Che peccato! Ma non preoccuparvi, io posso insegnarvi oggi un piatto. Al banchetto di Stato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Beijing 2008 c'era un piatto freddo chiamato verdure fresche a forma del nido d'uccello. Questo piatto è molto facile da preparare. Innanzitutto dobbiamo trovare quattro ingredienti principali. Germogli di bambù, funghi di fagio marrone, germogli di piselli e anche uova di quaglia. Poi facciamo bollire queste tre verdure e aggiungiamo il sale e l'olio di sesamo per condirli. Bolliamo le uova di quaglia in acqua salata fino a quando il gusto è delizioso. Alla fine usiamo le verdure come base per posizionare il piatto. Ecco fatto il nido dell'uccello e sopra mettiamo le uova di quaglia. Naturalmente potreste aggiungere anche altri condimenti secondo i vostri gusti. Questo è un piatto da banchetto di Stato che tutti possiamo preparare facilmente. E tu? Quale piatto dei Giochi Olimpici ti ha dato più impressione? Scrivimi nei commenti.